Buongiorno, oggi abbiamo questo 6512. Incredibile, la macchina ha solo 30.000 km originali. Allora vi faccio un video del motore sporco di modo che possiate vedere com'è arrivata la macchina e le reali condizioni. Il mezzo è integro, ha solo 30.000 km e è fermo da 5 anni e chi ce l'aveva prima lo usava personalmente per la sua propria macelleria, insomma il macello proprio, quindi un privato che lo usava davvero poco. Guardate le condizioni gentilmente delle gomme, del motore. Il motore è questo qua, 120 cavalli Fiat turbo. Faccio vedere l'altro lato, ecco qua, non abbiamo ancora lavato il mezzo proprio per farvi notare le condizioni reali di come si presenta la macchina all'arrivo. Guardate qua, a pochissimi chilometri originali. Vediamo poi se si apre questo tappo. Ecco, guardate qua, guardate qua lo sfiato, guardate lì, nessun fumo perché il motore è nuovo, 30.000 km neanche, 27.000. Cioè vi faccio proprio le foto e il video di come è arrivata la macchina, di modo che possiate notare, perché è incredibile, cioè è difficile da credere che un camion così abbia solo 30.000 km. Vi faccio vedere le condizioni sottostanti della cabina, i bulloni, in modo che possiate vedere che la macchina ha quei chilometri lì veramente originali. Guardate qua, queste staffe sono tutte originali, sono nuove. Guardate le condizioni sotto la cabina, nessuna ruggine. Di solito questi Fiat qua tendono a marcire qua sotto. Cioè, vi sto facendo il video come è arrivata la macchina adesso. Adesso metto giù la cabina, vi faccio vedere gli interni della cabina come sono, il cellophane. Guardate qua, c'è ancora il cellophane in cabina, la plastica. Ok, adesso tiro giù la cabina e vi faccio vedere un po' meglio i sedili e tutto il resto. Allora ragazzi, vi faccio vedere come è arrivata la macchina. Ecco, questi sono gli interni. Questi qua sono gli interni, guardate un po' il sedile originale. Qua c'è ancora la plastica del sedile, addirittura. Guardate qua, questi sono gli interni, sanissimi. Sanissimo. Freno ad aria, quindi ho già i freni ad aria. Guardate i pedali, zero usura. Guardate un po' la leva delle marce, com'è. È nuova. Chi se ne intende lo sa che la macchina ha veramente questi 28.000 km reali. 28.690 cioè 28.690 km originali. Freni ad aria, come vi dicevo. Guardate un po' gli interni, il sedile del lato passeggero pari al nuovo, insomma. Dietro abbiamo ancora la plastica del tetto che è ancora, insomma, integra. Adesso vi faccio vedere un po' come sono le condizioni dietro di questo bellissimo cassone. Anzi, vi faccio vedere ancora qua sotto. Guardate un po' la marmitta originale. Guardate un po', guardate le condizioni sotto del cassone come sono, interamente in alluminio. Chi se ne intende ha già capito, c'è poco da stare qua a raccontarla troppo. Guardate le gomme. Adesso vi apro il cassone e vi faccio vedere com'è dentro. Ecco, aspetta, qua abbiamo questo qua, si apre sia in due versi sempre. Viene sia giù la rampa che si apre in mezzo anche, quindi si può aprire in due modi, ok? Adesso vi tiro giù, ecco qua il pistone, vi tiro giù il cassone, cioè vi apro il cassone. Ecco qua ragazzi, guardate un po', questo cassone è un cassone marca, aspettate un po', vi dico, è un Beltrando di Cuneo, la carrozzeria, bellissima struttura, composta da ferro e alluminio. Guardate un po' la rampa, eccezionale, bellissima, poco usata, integra. Guardate un po' qua, notate che non l'abbiamo lavato il mezzo, è come è arrivato adesso. Guardate un po',
abbiamo la luce, questo è il piano, non l'abbiamo lavato apposta, da farvi vedere com'è prima di lavarlo. Abbiamo qua questa finestrella, abbiamo qua, questo qua credo sia un verricello o comunque un cordino a molla, penso che serva per far salire le bestie. Qua abbiamo la porta laterale, questa staffa qua che è un parabici da montare su uno dei lati, ed è questo il cassone. Ok, dai, vi trovate tutti i dettagli, le misure del cassone e tutto il resto nella descrizione. Vi aspettiamo per interessati, vi aspettiamo in sede. Ciao!